Buonasera signori, buonasera. Signorine, donne, bambini, grande famiglia. Due famiglie, no? Due famiglie. Due famiglie. Sì. Io vi chiedo una cosa, dove siamo in questo momento? Siamo a Balvano, a circa 800-900 metri d'altezza, quindi siamo in alta montagna. Sì. Siamo in un impianto di Paulownia a Cotevisa 2. Allora, hai piantato queste piante, no? Sì. Quando? L'ho piantata nel 2017, maggio 2017, e quest'anno a marzo ho fatto il taglio tecnico, quindi ci hanno piante che ci hanno 4 mesi di vegetazione. Siamo il 2 ottobre e quindi è finita, diciamo, la vegetazione delle piante. Finita non è? Secondo me no, perché ancora prende in diametro circa 2 centimetri fino alla primavera. La radice lavora sempre ogni anno, ogni anno vegetativo più anno di riposo per le piantine. Però questo lavoro che l'hai fatto qua, io ti dico in diretto che l'hai fatto molto bene, con cuore, perché si vede. Tanta gente parla che la pianta non cresce, no? La pianta, anzi, oltre le aspettative, Adria. Il merito è anche delle signore qua che hanno innaffiato, purtroppo qua non c'è un impianto di irrigazione e siamo stati costretti ad innaffiare e irrigare manualmente. Questa è tutta la manodopera, siamo tutti insieme. Sono molto contento quando vedo la famiglia che è unita, la famiglia che lavora, che bambini deve crescere con padre e con madre vicino di un lavoro, perché da che non rispetti il lavoro, dopo non vai in futuro bene, secondo me. Io consiglio a tutte le famiglie che bambini devono essere collegati con padre e madre. Adrian, noi crediamo in questo business della Paulownia. Per questo abbiamo fatto due impianti di Paulownia separatamente. Siamo due aziende agricole e quindi cerchiamo di dare il nostro meglio, sperando che queste Paulownia siano un futuro migliore per noi. Non speriamo. Speriamo in questo business è solo quando non fai le cose come devi fare, e allora puoi dire speriamo, perché tu non fai il lavoro giusto, però speriamo quando la pianta cresce, normalmente quando è matura ce l'ha un valore, e dopo con una pianta sempre si guadagna ogni 3 anni dopo taglio al maturità. È chiaro che non puoi dire speriamo, speriamo è relativo. Le piante parlano da sole, come ben vedete, sono belle, non perché per vanto che l'abbiamo noi. A questa altezza, diciamo, non sono 800, ho visto io, perché io guardo sempre, sono 780. 780, non sono 800. Comunque siamo in alta montagna. Sì, è chiaro che a questa altezza non ce l'ho una piantagione mantenuta così. La primavera inizia tardi, diciamo l'estate qua inizia a maggio, forse maggio inoltrato. Te perdi un mese secondo me ogni anno. Sì. E allora perdi 2-3 cm in diametro e perdi come altezza, però quella non è troppo importante. È importante, però non è vitale. Solo che qua tu a 880 metri di altezza ce l'hai piantagione buona e ti porto sul livello del mare, che la pianta dice che non cresce, però non cresce, che lavoro non è fatto, acqua non ha ricevuto, mangiare non ha ricevuto così come deve. Ogni 15-20 giorni diamo 120-150 grammi di azoto in granelli. E poi con l'irrigazione tutto manualmente, purtroppo squaglavamo questo azoto urea 46. Sì. E diamo ogni 15, massimo 20 giorni diamo l'urea. Ovviamente una fresatura una volta al mese, ogni 30 giorni. Sì. In modo da far anche azotare il terreno ulteriormente. E quindi la pianta ha risposto bene alla grande, diciamo. Eh sì, perché quando il patrone ama la piantagione, le piante, e allora la pianta rispetta e gli dà soddisfazione sicuro al padrone. Questa è la mia impressione, perché dal mare fino al monte la pianta cresce. Sì. Da questa altezza chi dice che non cresce si può vedere qua. No, 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 no.
tutto visibile, quindi non c'è nulla da nascondere. Sì, però senza cuore non cresce la erba. Passione, ecco. E crederci. Sì, giusto, giusto, perché vedi, sono tante nazioni, tanti tipi di uomini, di persone, no? Però uno che non lavora bene sempre si lamenta, sempre dice che è colpa della pianta. Secondo me non è colpa della pianta. Perché da che... crediamo, abbiamo creduto nella Cotevisa 2 e quindi abbiamo dato anche noi il nostro contributo ulteriormente per coltivare questa pianta. Sì, secondo me, perché ora ce l'ho 10 anni di esperienza in questo business, non c'è altra pianta, diciamo altro albero che cresce così sicuro 100%, perché sono studi fatti per la pianta e per legno. E allora non è che si inventa qualcosa oggi, si deve rispettare, si deve lavorare giusto e dopo arrivano frutti, è chiaro. Speriamo. Soldi, non speriamo. Speriamo non esista, no. Per voi, ragazzi. Speriamo per me non esista. Perfetto. Quando lavori giusto, te dici speriamo che sei fidabile per la tua moglie? No, assolutamente no. Allora perché dici per la Paulownia? Giusto. Mi fido di loro, quindi loro è la... Anche io mi fido. Da quando ho visto tutte le due famiglie, sì. Ti dico che sono... Ovviamente siamo molto uniti, abbiamo lavorato insieme, abbiamo dato tutto per questi impianti di Paulownia. Questo è importante perché quando la famiglia è unita non sono buchi. No. Ora voglio qualcosa, sì. Piccolo bambino, in centro, ti prego, vieni qua, in centro qua, perfetto, allora una piccola intervista, lui che ha fatto, direttamente a te, dimmi che lavoro hai fatto sulla Paulownia, dimmi, forte, forza, l'acqua, dici. Fai come fai quando sei a calcio, parli forte. Ci ho messo pure il concime. Sì, senza paura. No, non c'è paura. Qua siamo uniti tutti uguali. Come alberi. A 4 anni, Adrian. Che? A 4 anni. Complimenti per tutti. 5 maschi, 2 donne e 2 maschi. I bambini mettevano l'uria, il concime col bicchierino di 80 grammi e le mamme con la pompa irrigava, squagliava l'urea. Prossimo anno? Tutto un team, una collaborazione. Perfetto, tutto, sono molto contento. Prossimo anno, quando si fa lavoro, io vengo qua per fare film, foto, tutto. Allora, un altro, lui. Donato, vai. Dimmi tutto, Donato. Dimmi, che hai fatto? Che lavoro hai fatto a te? Sulla Paulownia. Oh, bellissimo. Ti piace? Sì. Tu sei Spider-Man? Tu vai anche su, rompi poloni? Sì, come no? Sì? Quando erano piccoline lui toglieva le femminelle. Perfetto, grazie. Ancora, un altro. Dimmi, caro, dimmi. Loro erano più grandicelli, zappettavano anche. Ti piace quando fai questo lavoro? Ti dà gusto? Perché? Dimmi, perché? Sei contento? Hai visto come cresce? Questa cresce, non scherza. No? Grazie. Giuseppe vuole piantare le altre addirittura. Vediamo. Giuseppe, dimmi la tua impressione. Ho innaffiato, zappato e ho messo l'urea. Bravo. Ho aiutato a mio padre. Sono molto contento che tutti aiuta padre, madre, la famiglia sua, perché questa ti dà una soddisfazione grandissima. Io quando avevo 10 anni andavo con la zappa con 3 file per non perdere tempo. E avevo, sì, perché era così, per fare soldi che fai? Da che stai e dormi o fai giocare il pallone? Non va bene. Va bene per la salute, però per la tasca non va bene. Per loro oltre a un lavoro è anche un hobby, quindi una passione, coltiviamo anche una passione per loro. Sono molto per contento. Un futuro reddito. Allora, te non hai parlato. Adrian. Te non hai parlato, non hai parlato. Vieni, dimmi anche la tua impressione. Dimmi. Che lavoro hai fatto sul Paulownia? Dimmi, senza fretta. Ma sei fatto le tue piante? E sei contento? Dove è meglio? Giocare football
o stare sul Paulownia? Tutte e due? Tutte e due? E allora va bene, no? Complimenti per tutto. Ora vi chiedo la vostra impressione da come cresce, come rispetta la pianta il padrone. Non Adriano no. La pianta veramente è qualcosa di straordinario, perché cresce a vista d'occhio. Cioè non è qualche cosa magari che qualcuno non si aspetta. No, sono fesserie, che dicerie che dicono la Paulownia è possibile che in 4 mesi di vegetazione è arrivata a fare fino a 7 metri, punte di 7 metri e mezzo, 10-12 centimetri di diametro, e quindi è qualcosa di favoloso, di eccezionale. Quindi tutti gli standard che ci avete detto sono stati rispettati tutti quanti, tutti. Sono molto contento. Io prego Signore fare un po' di misuri e dire forte quanto ce l'ha. Quanto ce l'ha? Anche loro. Hai visto? Ha imparato subito. Guarda. Hanno imparato subito. Un metro. 10, Adria. 10, altro. Un po' di più. Quelle piante che vuoi te. Questa qua. Sono fatto la bella. Alza sopra qua. 10. Altro. Andiamo qua. Andiamo. 10. Altro. Secondo me sono da 8 fino a 12-13. Sì, la media 10, 10-11. La media di 10 ci stanno qualcuna 8, qualcuna anche 12. Io dal mia io ce l'ho un'esperienza che è chiaro, no? Comunque l'impianto è molto uniforme, non è disomogeneo, per sì, questo diciamo. Sì, perché hai lavorato bene. Questa 11, va bene. Va bene. Ringrazio tutto, facciamo una foto di famiglia. Sì. Dai. Bimbetti davanti, dai. Siete piccoli, dai. Una foto di famiglia, va bene? Due famiglie unite. Complimenti per le due famiglie. Grazie.